Allora, arriviamo a questa serata, impostata ormai già da parecchio tempo, e approfitto subito per ringraziare Pierluigi che ha accolto subito, la mia proposta di organizzarla. È nata un po' così perché quando ci siamo visti per gli auguri di Natale, il 23, era uscito fuori, non so come, non mi ricordo perché, il discorso del segno di carta, e ho visto che c'era stata una grande attenzione. Spesso quando proponiamo delle mostre, che ci chiedono di fare delle mostre come museo, come associazione, proponiamo il presepio di carta, vediamo che storcono sempre il naso. Ecco, la risposta arriva questa sera con una partecipazione talmente ampia che dimostra come l'argomento sia invece di enorme interesse, ormai veramente internazionalmente riconosciuto come un genere di presepio particolarmente bello e apprezzato. E questa sera, dicevo, tanto attesa, purtroppo arriva in un momento, come sapete, particolarmente brutto, per cui la viviamo anche con un po' di amaro in bocca per quello che sta succedendo. Tutto sommato a due passi da noi e soprattutto per l'incertezza in quello che ci può riservare il futuro. E per questo mi sembrava giusto cominciare questa serata con un pensiero, sia pure a modo nostro, all'Ucraina. E quindi vado subito a lanciare un breve video con cui mi piace cominciare la serata. E lascerei subito adesso la parola a Floreste Franzetti, che so che ha preparato una preghiera speciale. Sì, buonasera a tutti. Ho preso una preghiera di Giovanni Paolo II che parla sulla preghiera, che parla di pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso delle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione e l'intesa, sull'offesa e il perdono, sull'odio e l'amore. Dio dei nostri padri, Signore della pace e della vita, Padre di tutti, tu condanni le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti. Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, supplica accorata di tutta l'umanità. Mai più la guerra, avventura senza ritorno. Mai più la guerra,
spirale di lutti e violenza. Amen. Amen. Poi entriamo nel vivo della serata. Per Luigi credo non abbia bisogno di presentazioni, l'ho già detto, e credo che sia attualmente il massimo esperto a livello mondiale di presepi di carta, a cui ha dedicato una bellissima pubblicazione qualche anno fa. E ci saranno tante cose da vedere, e poi questa serata è dedicata al ricordo anche di Riccardo Perucchetti, che è stato un nostro socio per mezzo secolo. E anche lui appassionato collezionista di presepi di carta, e bravissimo nell'allestirli, nel realizzarli con grande fantasia. Quello alle mie spalle qui illuminato, tra l'altro, è un suo presepio per l'appunto, e quindi ricorderemo anche Riccardo, e ci faremo insegnare da lui, perché ci sarà un video su una sua tecnica di montaggio appunto su presepio e teatrino alla fine della serata. Credo che abbiamo con noi anche la nipote di Riccardo, che ringrazio per la partecipazione. All'inizio faremo un breve ricordo di Riccardo, però adesso vorrei lasciare direttamente la parola invece a Pierluigi per cominciare a entrare nel vivo dell'incontro. Grazie ancora a tutti per la partecipazione. Grazie ad Alberto per l'immeritata presentazione. Sono semplicemente un amico del presepio che ha avuto la fortuna, e dà la fortuna tuttora, di far parte dell'associazione italiana ormai da 35 anni, e grazie a questa mi ha dato la possibilità di approfondire il tema del presepio. Ma soprattutto è la cosa più bella di conoscere tantissime persone, sia in Italia che all'estero. E la dimostrazione è questa sera, che quasi diventa una serata internazionale. Saluto tutti gli amici presenti, sono veramente tanti. Soprattutto vorrei ricordare chi è collegato da distante, da molto distante. Vedo da San Paolo do Brasil è collegato Celso Rosa, un grande collezionista che ha fatto una mostra importante nel Museo Diocesano alcuni anni fa. Da Buenos Aires Monica Della Rucchi è stata presidente dell'Associazione degli Amici del Presepio dell'Argentina, ma anche dagli Stati Uniti vedo Rita, vedo Mike e Teresa, che sono collegati da Detroit, dal Michigan. E così poi in Europa, dalla Spagna, vedo il dottor Angel Villegas, che è uno dei più importanti collezionisti e studiosi di presepi di tutta la Spagna, per poi andare in Austria da Carla e Delphi Meyer, che sono sicuramente studiosi, ricercatori, collezionisti, ma soprattutto hanno fatto numerose pubblicazioni legate al tema del presepio storico nell'Austria, nell'Alta Austria, dove loro risiedono a Steyr, ma anche in Tirolo vedo collegata la responsabile della Sabine e Peter, che ha un presepio incredibile di carta dipinto da Zirl. È un piccolo museo, ma veramente merita di essere visto, sia per i presepi in legno che per i presepi dipinti. Da Malta i tanti amici che ormai sono frequenti ad abituarci, dalla Polonia vedo collegata anche Maria Tosca dalla Polonia, che ringrazio, e così, e soprattutto poi dalla Svizzera abbiamo collegato la presidente dell'associazione da Lucerna, dagli amici del presepio, Eugenio Bolli, dalla Germania tantissime persone, da Ulrike a tanti veramente amici. Adesso spero di non dimenticarli tutti. Ida e Peter dall'Olanda, Michel da Liegi, dal Belgio, penso che ci sia collegato anche padre Robert della Slovenia, il presidente dell'associazione slovena degli amici del presepio, che è anche padre guardiano del santuario di Brezie ed è direttore del museo dei presepi, che sta proprio sorge in fianco al santuario stesso, non distante da Lubiana. E infine tutti gli amici, ne vedo tanti, dalla Repubblica Ceca. Stasera mi sentirete parlare spesso della Repubblica Ceca, e quindi vedo la Silvia, che tra l'altro è
presidente degli Amici del Presepio della Repubblica Ceca, ma in questo momento so che è in Israele. Così vedo Thomas Hartmann del Museo di Trebice, da Ustinad, vedo Pepi Handel dal nord, quasi al confine con il nord della Germania. Insomma, siete veramente tanti, Petra del Museo di Trebeciovice e così tanti. Niente, perché questa serata dedicata a Riccardo Perucchetti, perché oltre ad essere un grande amico, come diceva Alberto, Riccardo Perucchetti è stato uno dei pochi, io ritengo il pioniere, che quando, soprattutto noi Amici del Presepio, negli anni 60 e 70, non consideravamo come il presepio di carta, soprattutto quello povero, quello semplice, quello che si andava ad acquistare in cartoleria, in libreria, dal giornalaio, i fogli, i teatrini, perché venivano ritagliati in qualche modo, veniva messo uno stecchino dietro, una base di sabbia ricoperta di muschio e questo era il presepio che veniva quasi sempre poi buttato dopo il periodo del Natale. Ecco, lui in quel periodo, girando l'Italia, grazie anche alla sua professione, perché lui era un attore di cinema, di TV, ma soprattutto un attore di teatro, andava... qualsiasi momento dell'anno, spesso lui mi raccontava, ma lei mi viene qua a luglio ed agosto a cercare i presepi di carta, io in questo periodo la gente va al mare, no? E lì acquistava, anche se erano rotti, li restaurava, li ha conservati e poi li ha tramandati. Poi negli anni 80, 90 questa tradizione è diventata, si è rivitalizzata ed oggi questi oggetti sono veramente rari, introvabili, spesso molto costosi. Quindi grazie a lui. Chiedo ad Alberto di, se vuole, far partire questo breve video che è stato fatto dalla nipote, dalla Manuela Perucchetti, partecipa questa sera con noi, insieme anche, penso, all'altro nipote Bruno, per i 90 anni. Era una sorpresa, Riccardo non sapeva di questo video, quindi... è stato fatto, diciamo così, di segreto per il suo compleanno. Quindi chiedo ad Alberto di mandarlo. Venerdì 23 dicembre, antivigilia di Natale. Il paesaggio è innevato e nel piccolo paesino rodense nasce Riccardo. Non è un caso che hai deciso di nascere alle porte del Natale, caro Riccardo. L'amore e la passione, la dolcezza, la generosità, la magia e il calore del Natale hanno contraddistinto ogni tuo momento e ogni stagione della tua vita. La natività, le pecore, i pastori, lo zampognaro, i magi, la stella, la donna che lava, il fuoco, le luci, la neve. Quante volte ti abbiamo sentito nominare tutto questo? Nelle nostre case non poteva e non può mancare il presepe. Ne hai fatti, comprati, venduti, scambiati, donati, costruiti, ritagliati, dipinti, ristrutturati un'infinità. Un collezionista, un vero collezionista, e non solo di presepi.
Infatti, quando lo spirito artistico che scorre nelle vene della famiglia Perucchetti, nonno Vittorio, zia Giulia, zia Giuditta, attori, cantanti, si risveglia, inizi a collezionare innumerevoli successi nel teatro. L'altra tua passione, il teatro. Abbandoni un'avviata carriera nel mondo del lavoro per il teatro. L'accademia, i viaggi su e giù per l'Italia, treni, alberghi e noi a casa aspettavamo il ritorno dello zio attore. Soprattutto la nonna Pina che ci diceva sempre: «Ah, Riccardo, lei a Roma!» E così inizia la tua carriera teatrale. Quanti spettacoli, drammi, monologhi, commedie, farse, scenografie, costumi, attori, attrici, amici e noi, i parenti dell'attore, con i biglietti riservati, fieri di vederti sul palcoscenico a recitare, ad impersonare i più disparati personaggi. Hai inseguito le tue passioni con instancabile dedizione, sacrificio, rinunce e entusiasmo, realizzando il tuo sogno, una vita da artista. Grazie. Non so se anche Manuela Perucchetti e Bruno vogliono dire due parole dello zio. Grazie mille a voi, a Alberto e a Pierluigi per aver organizzato questa bellissima serata in memoria dello zio. E niente, lo immagino che ci guarda sulla sua nuvoletta bianca, bianca come la neve che lui amava tantissimo. E sicuramente è contento di questa serata, insomma, dedicata a lui. E niente, noi della famiglia, a noi ha dato tanto lo zio e soprattutto ci ha insegnato ad apprezzare la bellezza delle cose semplici. E non uscirà mai dalla scena della nostra vita, sia come zio, come fratello, e rimarrà sempre con noi. Grazie Grazie. Manuela. a voi. Condivido pienamente quello che ha detto Manuela, aggiungo soprattutto Cosa quando sono? dice il bello. Riccardo effettivamente ha impostato la sua vita sempre alla ricerca del bello, no? In tutto quello, nella professione, ma anche, come dicevo prima, il fatto che lui amava tantissimo il teatro e, se vogliamo, ha proiettato il teatro, il mondo nel teatro, nei piccoli teatrini di carta, quello che veramente amava tanto, e con questo mondo così fragile, effimero, ma bellissimo, che è appunto la carta è quella che potenzialmente può dare. Adesso io faccio la condivisione dello schermo. Allora, niente, iniziamo col dire sulla carta. Riccardo
La prima domanda che mi porge è questa: ma quando sono nati i presepi di carta? Quando è iniziata questa tradizione? I presepi di carta sostanzialmente vanno divisi in due tipi principali: quelli che sono dipinti, quindi pezzi unici, dai presepi di carta stampati, con le varie tecniche che nel corso del tempo venivano, diciamo, scoperte. E qui vorrei fare subito una precisazione. Tanti di noi pensano che dopo l'episodio di San Francesco di Assisi del 1223 a Greccio sia nata poi la tradizione durante il periodo di Natale di allestire un presepio più o meno artistico, più o meno artigianale, e da lì è partita la tradizione. In realtà non è proprio così, perché fino a metà del Cinquecento i presepi erano sostanzialmente visti come elemento artistico e decorativo che dovevano essere impiegati per abbellire i luoghi di culto, quindi per abbellire le chiese, per abbellire le basiliche, per abbellire diciamo appunto questi luoghi di culto. È solo nel Cinquecento, grazie alla figura straordinaria di San Gaetano da Thiene, e subito dopo grazie al Concilio di Trento, che si ha un cambio strutturale nella visione del mondo del presepio. Dicevo che prima sostanzialmente i presepi erano allestiti appunto nelle chiese dal 200, dall'episodio di Grecia e ancora prima dai tropi, perché non dimentichiamo che per 3 secoli venivano rappresentate queste rappresentazioni teatrali nelle chiese delle forme liturgiche e paraliturgiche, di cui gli attori erano spesso i sacerdoti, per far imparare, per far capire alla gente analfabeta quello che i sacerdoti le dicevano e leggevano dal Vangelo, no? Dal 200 appaiono i primi presepi. Vi faccio vedere 4-5 esempi. Quello di prima Arnolfo da Cambio a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Quest'altro invece era collocato all'interno della Basilica di San Marco a Venezia, è in pietra policroma, adesso nel seminario patriarcale. Oppure quest'altro invece si trova nel Duomo di Modena, dove sono conservati ben due presepi storici, questo che è in terracotta policroma, opera di Guido Mazzoni, siamo alla fine del 400, e quest'altro invece che è in terracotta naturale, opera di Antonio Begarelli, qui siamo invece agli inizi del 500. E qui invece ci spostiamo nel sud Italia, a Grottaglie, nella chiesa del Carmine. Stefano da Putignano, all'inizio del 500, realizza questo bellissimo presepio dipinto. E infine vi ho portato quest'altro esempio, che è Federico Brandani. Questo è l'oratorio di San Giuseppe, siamo a Urbino, e è un presepio quasi a grandezza naturale, le statue sono alte più di 1 metro, ed è collocato sempre permanentemente in questa chiesa. Quindi avete visto oratorio, chiesa, basilica e comunque luoghi di culto. Bisognerà arrivare quindi nel 1500 per capire, avere una svolta strutturale. Si intuisce in questo periodo, grazie appunto alla figura di San Gaetano da Thiene, che il presepio ha un grandissimo ruolo educativo, sociale, per cui da un certo punto viene inserito come prassi comune e fatta durante il periodo del Natale. Quindi si intuisce, dicevo, l'importanza, che non è esclusivamente un elemento decorativo o artistico, ma è uno strumento sociale e religioso in mano della Chiesa, in mano degli ordini, che poi li trasmette alla gente comune. E appunto il Concilio Tridentino a decretarne il ruolo come ottima espressione di religiosità popolare e strumento di catechesi. E qui vi porto questo documento, che sicuramente è una cosa, io l'ho trovata straordinaria,
Non è una mia scoperta, l'ho ricevuta in dono e la voglio condividere con voi. Lo scorso anno, nel mese di agosto, insieme ad alcuni amici, sono stato in Repubblica Ceca e mi avevano chiesto di passare a salutare, a conoscere una persona a Praga, l'ingegnere Jan Roda, una persona anziana, grande studioso dei presepi, soprattutto da presepi da chiesa, e il quale mi ha passato questa coppia che ha scoperto dove? L'ha scoperta in quella che oggi la Biblioteca Nazionale Clementina di Praga, nel Dipartimento delle Stampe Antiche, è conservato questo manoscritto datato 1563, è in latino. Sotto vi ho messo, vedete, la traduzione per capirne un po' il senso. E faccio una premessa. Allora, il Concilio di Trento dura 18 anni, 1545-1563. Nel 62, durante il Concilio di Trento, viene riconosciuto un nuovo ordine religioso, i Gesuiti. Vengono mandati in tutto il mondo e in particolare Sant'Ignazio da Loyola chiama 13 padri colti, intellettualmente preparati, quindi dei biblisti, dei teologi, dei letterati, dei sociologi, e li manda a Praga a creare un nuovo collegio. Aprono questa scuola, questa sorta di università, nel 1562. Nel 1563 c'è questo documento. Io l'ho fatto tradurre e sostanzialmente questo documento dice così: nel presepio rappresentato, Cristo è nato ed è posto nel mese di dicembre, tanto per la novità dell'invenzione. Mai prima di quel giorno i boemi avevano visto ciò, quanto per l'imitazione delle cose e dei personaggi che si avvicinavano alla realtà, si dice che piacque in modo straordinario. Io ho chiesto anche a Silvia, la presidente della Vice Presepio della Repubblica Ceca, quale mi conferma che risulta che il primo presepio boemo risale al 1562-63, quindi è quello, nella chiesa gesuitica di San Clemente a Praga, adesso Biblioteca Nazionale, un edificio enorme, è il terzo edificio per dimensioni più grande di tutta la Repubblica Ceca. Quindi vedete che parole chiavi, novità, invenzione, prima di questi nessuno l'aveva visto, simulazione, cioè costruzione che si avvicina alla realtà sia nella struttura che nei personaggi e piacque in modo straordinario. Da questo momento l'invenzione, quindi possiamo dire che l'invenzione della scena plastica temporale, quindi da fare dall'inizio dell'Avvento fino in teoria alla Candelora, al 2 di febbraio, la presentazione al Tempio, periodo che chiude per la Chiesa il tempo del Natale, va considerata, a mio avviso, come la sintesi di più elementi, quindi la nascita, l'invenzione del presepio inteso così, come lo concepiamo noi, e dai tropi sacri. Dall'episodio di San Francesco di Greccio, che comunque rimane fondamentale, ai presepi artistici che nel corso del tempo sono nati, per arrivare poi al grande intuito che ha avuto San Gaetano di Thiene e i padri tridentini nel diffondere questa tradizione. Cosa succede? Che dopo il concilio, in breve tempo e in ogni contesto culturale si assiste a declinazioni diverse nella realizzazione del presepio plastico, tanto, se vogliamo, da individuare delle vere e proprie scuole, la napoletana, la romana, la genovese, quella del legno, quella del gesso, con che ha saputo comunque sviluppare stili de ben definiti e predilezioni per determinati materiali, appunto legno, terracotta, stoffa, metallo, pietre, cartapesta, gesso, vetro, corallo, madreperla, eccetera.
È in questo periodo che assistiamo quindi alla nascita anche dei presepi di carta, una tipologia strettamente legata alla produzione pittorica. In effetti, se ci pensiamo, la storia dell'arte ha sviluppato tantissimo il tema della natività, sia nell'adorazione dei pastori che nell'adorazione dei re magi. Ed è stata, nel corso del tempo, una delle rappresentazioni più diffuse. Noi, se pensiamo ai nostri pittori preferiti, chi dice Giotto, chi dice Leonardo, chi dice, che ne so, Raffaello, sicuramente nella loro carriera, almeno una volta, hanno realizzato o l'adorazione dei pastori o l'adorazione dei magi, o entrambi. Adesso qui vi ho fatto vedere, vi ho portato 4-5 esempi, no? Proprio per farvi capire come, con stili differenti, questo è Giorgio della Tour, questo Gherardo delle Notti, questo è il quadro che è stato distrutto con l'attentato dei Giorgofili agli Uffizi. Adesso appare così. Quest'altro invece a Tintoretto e nella scuola di San Rocco a Venezia. L'arte pittorica, quindi, è da sempre un importante riferimento per tutte le persone che hanno operato nel mondo del presepio, scultori, pittori oppure scenografi presepisti. Dicevo appunto che con l'espressione presepi di carta indichiamo due tipologie principali: presepi dipinti su cartone o su tavole di legno, dipende un po' in base alle dimensioni, e i presepi stampati. Le sagome, se vogliamo, dei presepi di carta singolarmente ci appaiono bidimensionali, ma acquisiscono tridimensionalità, teatralità, con la creazione di un boccascena, delle quinte e di un panorama o fondale, facendosi di fatto in questo modo presepio. Non è facile ricostruire esattamente come e quando sia cominciata la tradizione dei presepi dipinti, anche se probabilmente questa tradizione è partita nel nord dell'Italia. Pensate anche che la carta è un materiale che si deteriora, teme l'umidità, teme il calore, teme il fuoco, in mano a un bambino è un disastro. E poi comunque c'è stato un arco di tempo assai lungo in cui il presepio, soprattutto nel Settecento, non è stato considerato, quindi molti sono andati persi. Questo che vi mostro è probabilmente uno dei presepi che è arrivato a noi più antico. È in una collezione privata ligure, è stato esposto 3 anni fa nel Museo Diocesano di Genova. L'autore è Sinibaldo Scorza, che è appunto un autore ligure, e ha dipinto questo presepio su cartoncino dipinto a tempera. Purtroppo non c'è la natività, però ci sono i magi, ci sono dei pastori, vi ho portato alcuni esempi. A livello storico, a Palermo, in una collezione privata, si conserva un presepio dipinto a tempera su cartoncino, metà del Settecento, con figure in primo piano alte circa 50-60 centimetri, che è composto da 250 pezzi. L'opera è di Vito Danna, probabilmente uno dei maggiori pittori del barocco e rococò siciliano del Settecento. Nella sua vita ha dipinto soltanto questo presepio, che costituisce un importante documento che illustra la vita in quel periodo, in un tripudio di architetture, di rovine e di paesaggi. Questo presepio, componendolo, ci ricrea in qualche modo, se vogliamo, l'ambiente siciliano del Settecento, che va considerato come uno dei capolavori più significativi nel panorama europeo. Vi faccio vedere
alcune foto, è stato esposto per due volte negli ultimi 10 anni, una volta nella sede della regione Sicilia a Palermo e la seconda volta nel Museo Diocesano di Caltanissetta. Questo è un dettaglio. Alla doppia natività, spesso questi presepi hanno due natività, con Gesù bambino piccolo, quindi appena nato per i pastori, e quello un po' più grande per l'arrivo dei magi. Un altro importante presepio ad altezza naturale è quello ottocentesco, realizzato dal bergamasco Giuseppe Carsana per il santuario della Madonna Addolorata di Rho. E qui faccio una parentesi: Riccardo è nato a Rho e è sepolto nel cimitero di Rho. Si tratta quindi di questo presepio in stile neoclassico, è grandezza naturale, con dei toni cromatici di alto valore artistico. Questo presepio ha un boccascena che supera i 10 metri d'altezza, una profondità di 6 metri, e è possibile vederlo tutti gli anni durante il periodo del Natale, perché è allestito nella cappella di Sant'Anna, nella navata destra del santuario. Le figure sono dipinte a tempera su legno e composto da due gruppi, il primo legato alla nascita di Gesù e l'altro legato all'adorazione dei magi. Questo è il presepio nella sua completezza. Vi chiedo di concentrarvi perché sembra una cosa piccola, concentratevi sulla Madonna e San Giuseppe che si vede appena appena sporgere dal boccascena. Guardate. Questa è una nostra amica che è collegata stasera, era andata a fare delle foto per farvi capire la dimensione di questo presepio. Questi sono dei dettagli, dei personaggi, dei gruppi con bambini, questo pastore. Probabilmente questo presepio non è documentato nei libri paga dei padri oblati che gestiscono il santuario. E probabilmente dipinto in segno di gratitudine per aver avuto l'incarico di affrescare un ciclo di affreschi di pitture legati alla Madonna, alla Visitazione, all'Annunciazione, ma anche all'estero. In questo caso andiamo in Germania, siamo nella Baviera, a Bobingen, nel 1760, Johann Baptist Baden ha dipinto questo presepio che è possibile visitare in una cappella. Chi ha partecipato al congresso di Augsburg l'ha vista sicuramente. Qui invece siamo a Fulpmes, nel Stubaital, in Tirolo, in Austria, e nella chiesa parrocchiale viene allestito tutti gli anni in una cappella questo grande presepio, sempre dipinto. Siamo ancora nel Tirolo, a Innsbruck, i fratelli Georg e Felix Haller hanno realizzato questo presepio. Le figure sono più piccole, sono alte circa 20 centimetri ed è possibile vederlo nel Museo del Folklore della città di Innsbruck. Qui ci spostiamo in Repubblica Ceca, siamo in questo paese per me impronunciabile, Jeretín pod Jedlovou, e anche qui questo è un bellissimo presepio, alto circa 1 metro, dipinto nel nord della Boemia, vicino a Liberec. Sempre in Repubblica Ceca, un altro presepio dipinto su tavole di legno. Qui è presso il monastero domenicano di Yablon, è quel nome. Ritorniamo in Austria, a Zirle. Questo museo è collegata stasera. Sabine, che è la responsabile del museo, ha conservato questo presepio novecentesco in questo piccolo museo, ma veramente interessante.
Abbiamo visto presepi molto grandi, adesso ne vediamo alcuni piccoli. Questo è un presepio non stampato ma dipinto che si trova ad Ustinad Orlizi in Boemia dell'Est. Le figure sono alte 3 centimetri, appartiene alla famiglia, diciamo agli eredi di questo pittore che lo conserva gelosamente. Considerate che è un presepio che non supera i 30 centimetri di larghezza. Ma anche in tempi contemporanei, questo presepio è stato dipinto 4-5 anni fa da Erio Proverbio, che è anche l'autore del logo della Federazione Internazionale dell'UNFEPRE, e oggi appartiene ad una collezione privata in Spagna. Quest'altro è stato dipinto 2 anni fa e purtroppo la fotografia non rende, sembra un quadro, ma in realtà è composto da 6 livelli differenti in cui, se vedete, i gondolieri portano gli angeli che annunciano la nascita, benvenuto piccolo bambin Gesù a Venezia, con tutti i monumenti più significativi della città. Questo per mostrarvi un'altra tipologia, è sempre realizzato in Repubblica Ceca ed è opera di contemporanea, è opera di Jaroslav Herajn. Voleva collegarsi, ma tecnologicamente non è afferrato e quindi ha dovuto rinunciare a questa sera. Infine ho portato questo esempio, non tanto per, se vogliamo, la bellezza, a me piace tanto, ma perché chi l'ha dipinto a 100 anni, è un centenario. Ha dipinto il suo paese nella Moravia e della città, il paese dei mulini. Ho lasciato per ultimo Francesco Londonio, perché mi permette di legarlo alla seconda tipologia di presepi, quelli stampati. Chi conosce Francesco Londonio sa che è considerato l'inventore, il promotore, l'iniziatore in Italia della ormai prossima, che ormai si sta, come dire, diffondendo tradizioni, di questa tradizione di presepi dipinti. Nella sua vita, a differenza di Vito Danna, che ha dipinto solo un presepio, il Londonio ha dipinto diversi presepi. Purtroppo la maggior parte è andata perduta. Se ne conservano alcuni a Milano, nella chiesa di San Marco, anche lì è permanente, a grandezza quasi naturale, oppure in strutture pubbliche, religiose e in collezioni private. Nasce a Milano da una famiglia nobile di origine spagnola. È stato il più importante pittore, incisore e scenografo. Ha lavorato come scenografo al Teatro della Scala del suo periodo, dotato di una tecnica molto raffinata, soprattutto nelle acque forti. Ne ha incise 103 lastre. Londonio ha saputo raccontare paesaggi bucolici, pastori arcadici, e incantevoli greggi. Vi faccio vedere alcune figure del Londonio. Nel particolare, queste figure sono state acquisite di recente dal Museo Diocesano di Milano, Carlo Maria Martini, e grazie a una donazione, e è stato esposto quest'anno per un paio di mesi all'interno del museo. Adesso sono messe anche per una forma di conservazione in deposito. Sono 60 figure bellissime, alte da 40 ai 50 centimetri. Qui vedete una simulazione, non è completo purtroppo perché vedete che manca il dietro della capanna, manca San Giuseppe, mancano il bue l'asino, ma c'è tutto un corteo di re magi con numerosi pastori, proprio in uno stile che è
tipico dell'Ondogno. Secondo i critici aveva delle potenzialità notevoli, ma si è limitato a ripetere ciclicamente queste scene molto pastorali, agresti. Vedete anche nelle incisioni, queste sono alcune delle stampe che il Londonio ha inciso. Il tema è sempre quello: contadini, pastori, pastorelle, capre, pecore, mucche, asini, cavalli che si ripetono, no? E qui vi dico già che come novità è collegato con noi stasera, poi se vuole dire due parole in più, l'architetto Antonello Marieni di Erba, in provincia di Como, perché il prossimo Natale ad Erba si farà una mostra particolare sull'Ondonio. Perché ad Erba? Perché il Londonio è documentato che passava le vacanze da dei cugini in una villa di Erba, essendo aristocratico. Probabilmente in quella zona della Brianza si è ispirato ai disegni preparatori per fare poi queste incisioni. Questi presepi e queste stampe che abbiamo visto hanno fornito spunti alla produzione popolare per i presepi stampati, in alcuni casi copiati, i quali dalla seconda metà del Settecento hanno avuto un'ampia diffusione. E qui bisogna capire che pittura, che abbiamo già visto, incisione, stiamo vedendola, e stampa rappresentano in questo mondo, diciamo, elementi che si comunicanti con modelli che si ripetono, si scambiano. Non esiste il copyright. Mi piace un modello e me lo copio senza nessun problema. E cominciamo a vedere alcuni esempi di queste stampe. A sinistra una stampa dell'Ondonio che nasce come stampa, non come presepio. A destra la stessa scena specchiata di questo uomo che dorme e il cavallo che sta lì ad aspettare, no? Dalla metà del Settecento alla fine del Settecento. Questo è un altro dettaglio di una stampa del Londonio e in un foglio da presepio, purtroppo non sempre i fogli da presepi venivano firmati dagli stampatori o dagli incisori, quindi bisogna andare ad attribuirli. Potrebbe essere scuola remondiniana oppure scuola milanese tipo Angelini, Giovanni Angiolini. Siamo comunque tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento. Un altro esempio, questa è a destra una donna che riposa e a sinistra la stessa figura è stata copiata da Remondini di Bassano del Grappa. Un altro esempio, questa probabilmente pa piaceva particolarmente, qui addirittura notiamo la firma, Francesco Londonio, inventor a Roma nel 1763. Perché piaceva tanto? Perché guardate, una prima soluzione. Una seconda, una terza specchiata, una quarta. Qui vi porto un altro esempio. I Remondini fanno questa lastra, questa acquaforte, e Coeva a Milano, gli Angiolini la copiano. Specchiandola. Poco dopo Angiolini fa questa stampa e i Vallardi, che probabilmente sono stati, diciamo, gli stampatori più famosi in quel periodo, a Milano era la via dei librai, la via degli stampatori, la via dei librai, la che veniva chiamata Contrada di Santa Margherita, che penso si chiami ancora adesso via Santa Margherita, è tra il Duomo di Milano e la Piazza della Scala. Quella era la Contrada degli stampatori, lì avevano le botteghe tutti questi incisori. E qui Vallardi li
li muove all'interno del foglio, però se voi andate a vedere la Natività, il corteo dei Magi sotto la capanna, è tratta dallo stesso disegno. Ma anche in tempi più recenti e non solo in Italia. Questa è Scuola di Angiolini ed è stata copiata, probabilmente da Gaetano Rossano in questo caso, oppure ispirandosi. Piaceva molto la scena dell'uomo, del ragazzo che raccoglie le mele sull'albero e della donna che apre il grembiule per riceverle. E qui un'altra variante contemporanea, sempre del nostro Jaroslav Herain di Ustina Dorlizzi. Questa invece è abbastanza emblematica. A sinistra vediamo la stampa dell'Ondonio, di questo personaggio a dorso di un asino. A sinistra è fatta a metà del Settecento. Alla fine del Settecento è stata ripresa in un foglio da presepio, quindi ristampata e acquarellata a mano, e agli inizi dell'Ottocento è stata dipinta probabilmente da qualche pittore popolare in questo presepio che appartiene ad una collezione privata di Lecco e alcuni anni fa è stato restaurato grazie al contributo del FAI. Questo invece è il classico presepio londoniano, stampato da Antonio Vallardi agli inizi dell'Ottocento. Sembrerebbe su disegni dell'Ondonio inciso da Cattaneo. È un grande foglio lungo circa 75-80 centimetri. Quando si dice 80 centimetri, pensate alla forza che il torchio deve avere, perché la lastra per ricevere un foglio così grande deve fare, il torchio deve avere un'imprimitura enorme in acqua forte. È raro trovare stampe grandi proprio per la difficoltà della stampa. Abbiamo detto anche in tempi più recenti e non solo in Italia. Qui avviene l'operazione contraria. Questo è un presepio stampato probabilmente tedesco o austriaco della fine dell'Ottocento. Guardate questa figura di questa donna in ginocchio con la bimba e il pifferaio. Cos'è successo? Negli anni 50 un pittore della Moravia, di Trebic, ha deciso di copiarli, probabilmente piaceva come modello, senza nessun problema, l'ha copiato. Dopo ve lo vediamo nell'insieme il presepio. Ancora lo stesso presepio, guardate il gruppo della Natività e Mladek, appunto, ha copiato il presepio, la Sacra Famiglia. Questo è ancora un presepio stampato agli inizi del Novecento. Guardate questo remaggio, quest'altro. E qui Edward Harvath l'ha copiato, addirittura qui proprio anche nei colori, nella cromia è stato praticamente copiato. Un altro, guardate questi personaggi che sono dipinti sempre da questo Edward Harvath, che sono stati presi da questo teatrino. In quest'altro invece, qui andiamo nell'Ottocento, perché prendendo spunto da questo che è una incisione di Martin Engelbrecht di Augsburg, dimenticavo, collegato con noi c'è anche Andrea Sainz, che è un grandissimo collezionista di Augsburg, che lo saluto calorosamente, l'ho visto dopo la presentazione, stampato a metà del Settecento. Martin Engelbrecht in Germania è stato il più importante incisore di stampe in generale. Si pensa che abbia tirato qualcosa come 5.000 lastre a metà del Settecento. Cosa succede nell'Ottocento? Che piaceva il modello e, chiedo scusa, Hartmann, sempre a Trebic, ha copiato
il gruppo del Magio col Paggio e il cammello con i due camellieri. Guardate questa figura, è di Furick, questo autore austriaco bravissimo dell'Ottocento. È dipinta, è conservata al Museo Diocesano di Bressanone e probabilmente è molto bella, ma però è stata ispiratrice a figure similis della tradizione di Trebitsch, Furick e Chelaud, Antonin Chelaud. Ma non solo, la stessa figura è stata ripresa da Mladek. Non solo, un altro, Jan Janowski l'ha ripresa. Dicevo, non c'è il copyright, quindi ci sono delle figure, questo non ho mai capito perché questa, probabilmente questa proprio figura nello specifico piaceva tantissimo, quest'uomo che porta una calza di lana. Guardate in quante varianti è stata fatta. Sono figure che si trovano nel museo di Trebitsch. A Trebitsch sono conservati 120 presepi dipinti di 80 autori differenti, con un numero di figure che vanno a superare le 50.000. E ciclicamente, durante il periodo del Natale, vengono esposte nel museo della città. Oppure da grandi pittori. Questo è Murillo e piaceva ed è stato ripreso sempre da Mladek. Anche Austin ad Orlici, che è l'altra zona allora Trebitsch, per inquadrarlo geograficamente, si trova in Moravia, all'incirca a metà strada tra Brno e Vienna. Ustinad invece è in Boemia, nella parte est della Boemia, non distantissimo dalla Polonia. E qui piaceva questo modello di questi bimbi alla fonte che bevono. Ed è stato ripreso sia da Stanteschi che da Stankl, ancora da Ernici, sempre da modello di Stanteschi. Dicevo appunto che con la scoperta di nuove tecniche di stampa, perché le più antiche sono le stampe silografiche su tavola di legno, dove si poteva raggiungere tranquillamente alcune migliaia di stampe. E poi sono arrivati i bulini, le punte secche, le acqueforti, acquetinte, tutte tecniche di incisione molto raffinate che però permettevano la tiratura di poche decine o poche centinaia di stampe. Poi il tratto, sì, perché considerate sempre che sono tecniche ad incisione su lastre metalliche, quindi il tratto si consuma, bisognava rifare le lastre, fino ad arrivare proprio veramente alla litografia, quindi la tecnica di disegnare sulla pietra. E successivamente, come dire, usando più pietre, quattro pietre diverse, dello stesso disegno ma con colori differenti, quindi tre colori primari, il giallo, il blu e il rosso, e con l'aggiunta del nero, si è arrivata alla cromolitografia, con quale vantaggio? Che dai presepi, se vogliamo, artigianali, della serie artigianale della silografia, della punta secca, dell'acquaforte, si è invece passato a una produzione industriale, perché a quel punto non c'è più limite alla qualità, alla quantità, e la qualità è identica, diciamo, dalla prima all'ultima stampata. Questo ha portato ad un'altissima produzione e ad un basso costo, rendendo il presepio di carta disponibile a tutti. In Italia, dal Settecento, sono nate tantissime stamperie, soprattutto nel nord. Abbiamo parlato dei Remondini, Angiolini, i Vallardi, Castiglioni, Macchi e tante altre marche. Vediamone alcune. Dicevamo il Settecento e l'Ottocento.
E qui vi faccio notare, qui si vede, è uno dei pochi che porta l'epigrafe di chi l'ha fatto. Si vendono da Giovanni Angiolini nella contrada di Santa Margherita l'insegna del leone in Milano. Giorgio Paradisi fecet Milano. Quindi lo stampatore Angiolini, l'incisore della lastra è Paradisi. Questo è un altro foglio, siamo sempre agli inizi dell'Ottocento. Anche qua si vede un altro, vedete? Si stampano da Gaetano Rossario nella contrada di Santa Margherita. Questo è un Vallardi, lo si vede in basso. Vedete che spesso i personaggi venivano incastrati per sfruttare il più possibile il foglio, per avere più personaggi, perché il costo della carta era alto. È una carta straccia questa, non è una carta di cellulosa. E qui arriviamo nel Novecento, quindi la qualità probabilmente cala, ma aumenta la quantità. Questo è della marca Aquila. Questo è Macchi, è uno stabilimento litografico Egidio Macchi. Questo della marca Trionfo. Questo, se non ricordo male, della marca Gallo. Questa della famosa Stella. Di queste ne ha stampati tantissimi di fogli. Da questi fogli, da questa tipologia di presepi stampati, si possono realizzare i presepi. In questo caso sono i presepi ottici. Questo è il classico presepio ottico a diorama di Antonio Vallardi, che è fatto su 8 livelli ed è lungo circa 80 centimetri. Quest'altro invece, dei fogli, torniamo ad Engelbrecht, è un teatrino a diorama. Calcolate che non è più largo di 10 centimetri, le figure saranno 3 o 4 centimetri di altezza. Dicevamo dei presepi stampati ai presepi traforati. Questa è una composizione tratta da un foglio di Pietro Giuseppe Vallardi. Siamo agli inizi dell'Ottocento. In quest'altro invece è un presepio traforato di Dalsani, un piemontese, e siamo verso la metà dell'Ottocento. Questa è la famosa, vi ho detto prima, marca Stella. Riccardo era innamorato di questo presepio, in particolare di questo personaggio perché gli ricordava un po' l'infanzia, il personaggio dell'uomo che sta preparando la polenta. Quest'altro invece è francese, è tratto da una rivista degli anni 60. Qui andiamo in Repubblica Ceca, Maria Fischerova Chechova. È del 1958, guardate un po' i costumi come sono fatti. Invece andiamo agli inizi del Novecento, siamo in Francia, l'autore è Pinkham. Invece più contemporaneo, realizzato da Maurizio Galimberti negli anni 2000. Sullo sfondo si vede la città di Matera. Questo invece è della Slovenia ed è conservato nel Museo dei Presepi di Brezie, dove vi dicevo prima, c'è questo bellissimo museo che tra l'altro è in questo periodo in fase di ampliamento importante. Ma anche in contesti innevati. Presepi di carta, in questo caso sono ambientati con la neve. Questo arriva da Praga. Questo degli anni 50.
questo del 2000, questo autore ha disegnato tutti gli edifici più significativi della sua città in un ambiente ovattato, e se vedete la stella va a illuminare da un tocco di calore, di luce, alla Natività, a questo edificio dove è posta la Natività. La città è Litomyšl, sempre in Boemia. In questo caso con una grafica più fumettistica. Questo del 1924, autore è Josef Lada. E qui invece siamo contemporanei a una signora di Trebeciovice Vera che ha dipinto questo presepio. Oppure presepi stravaganti. Guardate questa, realizzato da Carolyn della Florida, e i personaggi sono tutti dei peli rossi, il bue è diventato il bisonte. Oppure un presepio in cui tutti i personaggi sono le maschere della commedia italiana, che vanno ad adorare la Natività in Piazza San Marco. Questo forse è il più stravagante di tutto. Non so se individuate chi è Gesù Bambino. John Lennon, Yoko Ono, c'è Freddie Mercury, e Mick Jagger, insomma, gli autori del rock degli anni 60 e 70. Quest'altro caso che viene da Cesca Trebova, l'illustratore ha realizzato questo presepio, in cui tutti i personaggi sono elementi del mondo dei treni, delle ferrovie, l'ambientazione in una stazione moderna, la Madonna che è una capostazione, e i re magi portano in dono un trenino. Dicevamo, dei presepi di carta sui fogli si possono realizzare i presepi a pop-up, a libro. In questo caso è un presepio ungherese. Qui siamo in Danimarca. Questo in Argentina, Buenos Aires, del 1935-40, questo presepio. Torniamo in Repubblica Ceca, l'autore è Kubasta, forse uno dei più conosciuti illustratori, ha fatto 200 libri pop-up, di cui 18 presepi. In questo caso invece sono quei libri che vengono chiamati a giostra o a carosello, chiuso, e il presepio aperto crea cinque, una sorta di cinque finestre, di cinque piccoli dioramini, l'Annunciazione, la Visitazione, fin per arrivare all'adorazione dei Re Magi. A Leporello. Oppure di differenti tipologie in un tempio. Simulando una vetrata, è carta, non è vetro. In un disco, in questo caso degli anni 60, il quartetto Cetra aveva fatto un disco con 45 giri. E con all'interno il presepio da comporre con illustrazioni di Guido Crepas. Questo è il famoso presepio che la Motta ha realizzato negli anni 30 col panettone, e questo è il presepio composto. Qui siamo in Francia. Questa è una tipologia particolare, sembra è stampato da entrambe le parti, quindi è bifronte, con le ombre cinesi, punzonato. In una scatola, questo è americano,
Quest'altro è spagnolo. E qui ho messo questo presepio, questo foglio, poi vediamo il presepio, perché a parte la Natività, che è classica, tradizionale, con Madonna e San Giuseppe adulti, tutti gli altri sono bambini di tutte le etnie, quindi dall'esquimese all'indiano, alla persona di colore. Il presepio composto è così. Ai preziosi teatrini, chiuso e aperto. Particolare perché, oltre al presepio, vedete la scena dell'annuncio ai pastori. Sul fondo si vede la città di Betlemme e qui ci sono tutte le pecore con i relvaggi che vanno ad adorare. Vi mostro alcune proprio delle tipologie differenti, oppure i presepi, i medesimi presepi stampati in più differenti scale. Normalmente venivano realizzati tre modelli, piccoli, medio e grande. Qui ne vedete due. Questo è un presepio in un ambiente palestinese che viene dal Belgio. Quest'altro è tedesco, anche questo. Questo dovrebbe essere austriaco. Questo è uno dei più significativi, vi dimostra la bellezza della carta, ma anche la fragilità. Ho due foto, frontale. E guardate laterale cosa non è. Parliamo di carta, è un presepio di fine 800. I modelli nei personaggi si ripetevano. Guardate questi personaggi, sia San Giuseppe e la Madonna che i Magi e i Pastori. Vengono riimpiegati in quest'altro presepio. Lascio per ultimo la Repubblica Ceca. Perché? Perché, come vi dicevo, è la nazione che più di tutte ha dato e sta dando al mondo questa tradizione. Tutti gli anni escono modelli nuovi, con illustratori nuovi, non soltanto vecchie ristampe. Vi ne faccio vedere alcuni. Questo è Nicolas Ales. Qui è Josef Wenig. Siamo agli inizi del Novecento. L'Ada. Siamo anche qui negli anni 20 del Novecento. Questo è Jan Pick. Skopeck. 1969, questa è tutta la città, penso di Praga, se non ricordo male. Questa è una signora che ha realizzato 10 anni fa sto presepio, Elisa Perutkove. Ma anche in quelli dipinti. Prima abbiamo visto alcune figure, adesso li vediamo allestiti. Vi ricordate Eduard Harvat che copiava dai teatrini i vari personaggi? Questo è il presepio che si trova nel museo di Trebic. Questo è Eduard Klaus. E hanno come caratteristica di mettere sempre davanti alla Natività questo giardino fiorito. Vi faccio notare una cosa. Vi dice qualcosa questa Natività? È esattamente quel modello copiato e questo è il personaggio del Murillo.
vedete un po' anche la realizzazione, come sono fatti, è tutto carta. Adolf Jelinek, siamo sempre a Trebic. Vi mostro come, dove dipingono questi artisti, dove dipingevano. Qualsiasi carta andava bene, in questo caso un vecchio spartito. Oppure veniva dedicato, magari sia per un evento positivo che negativo, la nascita di un figlio, la morte della madre, eccetera. Questo è di Mladek del 1933. Questo è un altro. Qui ha fatto delle prove e poi ha deciso di dipingere questo uomo guerriero, diciamo, a cavallo. E qui alcuni anni fa successo questo episodio. Ero appena stato in questa cittadina a parlare con l'allora conservatore Antonino Zambleschi, il quale mi aveva mostrato queste due figure. Sono figure alte 7-8 centimetri, molto scure. Io qui le ho un po' contrastate per farle uscire perché quasi sono illeggibili nell'originale. E mi diceva: ma qui c'è questa tradizione, noi abbiamo 50.000 figure dipinte e si dice che la tradizione sia nata grazie a queste due figure, che un soldato di Trebic, un certo Papirnik, arruolato nell'esercito di Maria Teresa d'Austria, era venuto a combattere contro i soldati napoleonici francesi proprio in Italia e al ritorno avesse preportato queste due figure, mostrandole a amici pittori, hanno iniziato questa tradizione. E lui mi diceva: io non ci credo perché è impossibile, non abbiamo una fonte, non c'è niente di scritto, non c'è nulla. Quando andavo in preparazione del libro, io portavo del materiale in fotocopie per fare dei cambi, per studi, eccetera. E avevo portato anche un foglio, che è questo, un foglio che è conservato alla Bertarelli di Milano, di Giulio Cesare Bianchi, su incisione probabilmente di Battioli, se non ricordo male, e ero partito poi per andare da un'altra parte. Mi richiama, torna indietro perché probabilmente è vero, perché noi, guardate questa mucca che sta facendo pipì e questa donna che munge una capra. Ho detto: guarda, questo foglio noi non l'abbiamo, però cosa abbiamo? Abbiamo esattamente la stessa figura, sia della mucca che è stata dipinta tra i primi pittori dell'Ottocento, Hartmann e poi Chelout. Anche la contadina che munge la capra è stata ripresa. Vedete che è proprio lo stesso disegno. Quindi probabilmente la tradizione è partita veramente dall'Italia per poi diffondersi in modo straordinario. E qui cambiamo zona, andiamo sempre Repubblica Ceca, ma nella Boemia, siamo a Ostia Nádor Lici. Qui siamo in una casa privata, si capisce, tutti gli anni il proprietario realizza questo presepio che è tutto dipinto, tutto. Dalle case, dalla città, alla vegetazione, ai personaggi. Qui siamo nel museo di Ustinad. Lo scorso Natale è stata allestita una personale di Erich Napolsky con questo presepio che invece è conservato nel museo di Trebeciovice. Questo è lungo 6 metri. Guardate un po', vi faccio vedere adesso un dettaglio di sinistra per capire la qualità. E cerchiamo di entrare in questa scena. Questa è la parte centrale. E questa è la città.
Il presepio studiato come forma delle arti visive ha raccontato nei secoli quell'episodio legato all'iconografia della Natività, che arriverà a costituirsi come gran teatro del mondo. Vedete che ogni popolo coniuga il presepio e allestisce il presepio nel proprio stile, nella propria sensibilità. E questa come associazione dovrebbe farci aprire di più la mentalità, proprio diventare molto più internazionali. In questo contesto, quindi, anche le scenografie con figure di carta diventano elementi veri e vivi nelle case nel periodo che precede il Natale con l'Avvento, fino alla presentazione nel Tempio di Gesù, episodio che chiude il ciclo del Natale. Questo, se non è un gran teatro del mondo. Se andate in queste zone durante il periodo di Natale, entrate nelle case e vi mostrano questi gioielli. Guardate questo presepio. Vi porto questo esempio perché vi fa capire la scala. 1500 figure dipinte, 4 metri e mezzo di lunghezza. E termino, ritorniamo in Italia con la contemporaneità. Anche noi stiamo ritornando un po' al presepio di carta, dipinto e stampato. Questo è stato realizzato da Alberto, dal nostro presidente, lo scorso anno, dipingendolo. È stato riprodotto poi su carta ed è in vendita attraverso l'associazione. E come novità, proprio in questi giorni è stato stampato quest'altro presepio, illustrato lo scorso anno da Antonio Pigozzi e da Silvia Gigli, che sono presenti questa sera, e è stato stampato in 500 copie e si può richiedere direttamente agli autori. È il presepio degli Appennini. Allora, non c'è bisogno della firma, la firma la fa Antonio nel paesaggio, lo riconoscete tutti con la pietra di Bismantova, con tutte le montagne degli Appennini reggiani, con i borghi, eccetera. Sempre caro mi fu questo ermofolle e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando in terminati spazi dea da quella, e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensiero mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio va comparando e mi sovvien l'eterno e le morti stagioni e la presente viva e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragarmi dolce in questo mare. Bene, io avrei finito. Chiedo ad Alberto di. Grazie, grazie Pierluigi. Una disamina molto ricca, anche se so che hai faticato molto per selezionare il materiale, perché è veramente tanto, tanto, tanto e tutto meriterebbe di essere ammirato. Ci sono un paio di una domanda e un'osservazione. Allora, uno ti chiede, Simonetta chiede, non ha capito bene il significato di presepi traforati, di cui ho parlato a un certo I punto. presepi traforati, sono presepi che hanno origine da dei fogli, vengono incollati su un supporto ligneo compensato da 3-4 mm in base un po' all'altezza, perché chiaramente se sono figure grandi si va su 4-5 mm di spessore. Dopodiché, con il traforo manualmente si va a tagliarlo, proprio a ritagliarlo completamente, e
lo si definisce, lo si carteggia, gli si toglie la bava, gli si passa un mordente. Noi diamo anche una vernice contro i raggi UV perché essendo fotocopie c'è il rischio che con gli anni tendono a sbiadire e poi si compone come se fosse, come avere una figurina tridimensionale, una statuina che uno va a comporla con la propria fantasia, con il proprio estro e si fa il presepio. Sono io che ho fatto questa domanda e da tempo sto ritagliando un catalogo vecchio delle figurine Landi e sto facendo proprio questa cosa. Alcune le ho fotocopiate, ma altre preferisco fare direttamente perché ne avevo varie copie di questo catalogo vecchio e sto facendo questo lavoro. Non sapevo che si chiamasse questo il Ah, lavoro che sto facendo, sì. perché anch'io vorrei creare un presepe così di carta con queste figure. Io in realtà non sono una classica presepista, sto imparando adesso con dei corsi che sto facendo con Pier Giorgio di poeta, ma io sono nata come creatrice di presepi di carta, ma di carta da libro. Sto realizzando dei presepi piegando la carta, io lo chiamo folding Tipo origami. book, tipo origami, Ho ma capito. l'origamo creo gli animali, oppure la natività la creo proprio con un libro intero, piegando Sì, ho capito. gli angoli delle pagine, quindi rimane il libro intero appare appunto la grotta, la natività, eccetera. E, sì, insomma, varie cose, però volevo realizzarne uno anche in questo modo. Ci provo. Avanti. Una tecnica anche quella, straordinaria. E poi no, Emanuela invece faceva presente che era stata inventata a un certo punto la biffatura delle lastre, in maniera che una volta eseguita una tiratura si provvedeva a segnare la lastra perché non si potesse più riprodurre. Sì, in pratica sì, per dare più valore al foglio si decideva di stampare 100, 100 di questi fogli, dopodiché la lastra veniva biffata, cioè si praticava o un segno, un'incisione che rovinava la lastra, oppure proprio un foro, in modo tale che rimaneva, inutilizzabile. Quindi i pezzi rimanevano limitati come tiratura, infatti. Allora abbiamo da vedere ancora il video con quello di tecnica, Riccardo. Però c'avevi anche un paio di video tu, di cui Ah, abbiamo bene, parlato ieri, che erano molto interessanti. sì. Allora lancio il primo. Ecco, vi dico subito: questo è un presepio dipinto meccanico che si trova ad Ustinadorlice nel museo. È realizzato da Jaroslav Herain, contemporaneo, è stato realizzato non più di 10 anni fa, forse anche meno. E è lungo circa 2 metri e mezzo. Per rendervi conto, le figurine sono alte, sui 15 centimetri. Každé přání v ten den splnilo se nám. Já sním o Vánocích bílých. Svítí
sníš. Tak byl krásný den o Vánocích. Vi faccio vedere anche, ma l'altro ve lo faccio vedere proprio un minuto. Questo è bellissimo perché poi la carta abbinata al movimento fa proprio un effetto cartone animato. Prezioso, però incantevole. E la qualità non è bellissima del video perché è fatto probabilmente con un cellulare, però riusciamo a entrare dentro in questo presepio che ha migliaia di figure dipinte.
incredibile profondità, sono tante figure, tanti livelli, tanti piani. Parliamo di, ecco, per dare un'idea, di un arco di tempo, ci sono personaggi dagli inizi dell'Ottocento fino a ieri. Quindi questi presepi venivano sempre ampliati di anno in anno. Dunque Henry chiedeva come mai non esistono presepi palestinesi in carta. In effetti forse sono molto più rari rispetto a... No, esistono ma sono pochi. Li chiamano i nazareni, li hanno fatti soprattutto i tedeschi e gli austriaci. Potremmo chiedere, visto che abbiamo Karl Mayer, sicuramente, però ci dà una risposta in inglese. Se c'è... comunque ci sono pochi, perché per quel discorso che vi dicevo, che il presepio diventa gran teatro del mondo e ognuno, cioè Gesù è nato 2000 anni fa, però nasce per noi anche adesso, quindi nel nostro contesto, nel nostro mondo, e quindi un altro modo di interpretare il Natale, di interpretare, di leggere il presepio, penso sia quello il motivo principale. Sì, poi in effetti anche quando anche quelli palestinesi di solito sono un po' reinterpretati, un palestinese atipico, soprattutto nel presepio di carta. E, va bene, allora possiamo mandare allora il video, così chiudiamo anche con qualche informazione tecnica che Riccardo, sa, la nuvoletta bianca, come diceva prima la nipote Manuela, continua a regalarci. E ci insegna a realizzare in maniera abbastanza semplice, se vogliamo, un presepio a teatrino. Thank you.
I presepi visti alla fine erano tutti realizzati da Riccardo. Allora, tanti saluti da Zirla, ringraziamenti, grazie per Luigi. Saluto anche la Barbara Crivellari, che ho vista dopo, che è collegata conservatrice del Museo del Presepio di Brembo di Dalmine. Poi ho visto collegato anche dunque Laura Belotti, che ha curato l'impaginazione del libro, che adesso sta a Londra, e la sorella di Giacomo, e Netti dalla Germania, e Johan da San Sebastian, dalla Spagna anche. Ehi, hey Francesco. Buonasera. Vuoi da me? Ascolta, posso fare una domanda, Alberto? Come faccio a impedirtelo? Visto che il tema di questa sera è stato un tema molto appassionante e specifico sui presepi di carta, io so che tu quest'anno per Natale hai avuto una brillante idea di realizzare un presepio di carta, no? Ce ne vuoi parlare un po', per favore, come opera, come ambientazione che hai scelto, e come è nata l'idea e cosa ti ha ispirato? Io sono un grande appassionato di presepi di carta, nonché collezionista, io e Antonella, per cui ci sono un po' cresciuto con i presepi di carta, per cui a via di vederli mi è venuta voglia anche di farne uno. Tra l'altro spesso faccio i fondali dipinti anche nei presepi tridimensionali che realizzo di completo col fondale dipinto, per cui da lì ho provato per una volta a farlo completamente di carta. E l'ispirazione, mi sono rifatto ovviamente alla tradizione del presepe di carta, prendendo spunto, come diceva Pierluigi, poi alla fine più o meno non si copia, ma insomma ci si ispira quantomeno alle opere di chi ti ha preceduto, per cui prendendo spunto qua e là. Anche perché sono paesaggi che... Sì, è stampato, vero Alberto? È un disegno, parte tutto da un tuo disegno iniziale e poi è stato... Sì, certo, è tutto dipinto in dimensioni un po' più grandi poi rispetto alla stampa, ovviamente la stampa è al 50% poi del presepio originale. È ancora ordinabile, vero, sul sito dell'AIA? Ancora c'è. Vabbè, durante il lockdown. Sì, è uno dei lavori fatti durante il lockdown, forse, se no non avrei trovato il tempo di fare, vabbè, approfittando del periodo così particolare, è servito anche a distrarsi. E vabbè, vediamo. È stato una Grazie a te, Francesco. Grazie anche a te, Pierluigi, per la bellissima serata. Grazie. No, grazie a tutti voi che siete stati più di 2 ore attaccati allo schermo dopo una giornata di lavoro. Io volevo, prima di salutarvi, se non ci sono altre domande, volevo fare un grandissimo bocca al lupo al nostro caro amico, che so che è collegato dall'ospedale, che è Flaviano Marzorati, perché ha avuto un problemino ed è ricoverato nell'ospedale di Como. Quindi a lui veramente... bocca al lupo e avanti tutta. Grazie Flaviano, un abbraccione, grazie per essere voluto stare comunque con noi anche questa sera, dai. In bocca al lupo, in dai. In bocca al lupo, veramente. Emanuele ha alzato la mano. Sì, grazie Claudio, scusami. Pierluigi, volevo fare una domanda. Io, vabbè, ho studiato incisione, quindi... ti ringrazio per appunto queste opere bellissime, ma mi chiedevo, è possibile vedere queste stampe in Italia? Quali? Esistono in qualche gabinetto delle stampe, non so, queste matrici appunto stampate? Le matrici o le stampe? Sia le matrici che le stampe. Le matrici no, non penso, forse qualcosa... a Roma, perché io so ad esempio che le incisioni del Londonio, alcune matrici sono conservate a Roma
penso nell'archivio centrale dello Stato, penso. Se vuoi invece vedere le stampe originali, sì, ci sono anche nel museo stesso di Roma, oppure nel museo di Dalmine, ci sono delle incisioni. Se vai alla Civica Raccolta Bertarelli, sono conservate 1 milione di stampe, tra cui un centinaio da presepio. Devi fare la richiesta, è possibile. Io credo che anche il gabinetto delle stampe a Roma. Anche, sì, credo. Può essere. Sì, solo che lì bisogna fare richiesta per entrare. Sì, sì, sì. No, si può perché comunque è un museo pubblico, quindi con determinate regole, ma è possibile, sì. Diciamo, poterle studiare, ecco. Pure in collezioni private, ci sono parecchie collezioni private che conservano queste settecentesche, ottocentesche. Perché per assurdo nel gabinetto delle stampe di Roma avevo visto addirittura delle carte da gioco fatte in questo modo. Sì. Beh, allora è chiaro che gli stampatori, un Vallardi non è che stampava solo il presepio. Certo. Iniziava novembre, dicembre, poi finiva la cosa, cominciava il gioco dell'oca, i soldatini, le battaglie, le cose navali, perché chiaramente doveva vivere su questo, no? Certo. E quindi, certo, poi ha fatto anche una trentina di fogli di varie genere, di varie misure, quindi da fogli con personaggi alti 4 centimetri a quelli alti 20, no? Poi teniamo sempre presente che la carta è fragile, cioè sì, conservare sì. La carta non è facile, dicevo prima l'umidità, ma anche la stessa troppa temperatura secca la rovina. Perché è carta di cotone, 100% sì, cotone. Sì, infatti avevo chiesto alla Bertarelli come li conservano il tarlo. Sì. In una cassettiera di legno rischia di prendere il tarlo, di prendere i buchi. Loro li conservano in cassettiere metalliche. Fanno un trattamento con sai, quei prodotti che usano anche contro le tarme per i vestiti e le tengono magari una volta all'anno arieggiate. Ecco, questo un pochino, però non è che ci sia un sistema vero e proprio. Sono talmente delicate che... E vanno monitorate. E poi l'altro, di tipo culturale, il Settecento ha distrutto tanto. No, alla fine l'illuminismo, l'idea del presepio è diventato un giochino da bambini. Mm. E quindi eliminiamolo, quindi molti, ma non solo di carta, anche tantissimi presepi di altre materie sono andati perduti in quel periodo. Mentre i pittori, ecco, dipingevano, quei pittori che abbiamo visto per le chiese all'inizio così, sì. Nel Settecento, teniamo presente soprattutto in Repubblica Ceca, in Austria, in Germania, nel nord Italia, dove il tempo è freddo, quindi non potevano magari dipingere le chiese, perché non c'erano le condizioni, no? Chi faceva un affresco, l'affresco va fatto con intonaco e fatto in giornata. Quindi in inverno sospendevano i lavori. Probabilmente si dedicavano a questi divertimenti, perché poi, io non l'ho detto, non è che lo facevano per, soprattutto quelli che abbiamo visto nei musei, questi ultimi animati, eccetera, non lo facevano per vendere, lo facevano per se stessi. Quindi il presepio non aveva una fine. Loro cominciavano con il gruppo della Natività e ogni anno 10-15 figure e alla morte veniva lasciata al figlio. Quindi questi presepi potevano andare da 500 a 1500 figure. Questa è un po' la logica. Pierluigi? Sì. Sono sempre Francesco. Sì. È possibile un'ulteriore domanda? Sì. Una tua sensazione, impressione o percezione personale? Ritieni che la tecnica del presepio di carta possa nei prossimi anni diffondersi, diciamo, ad un livello abbastanza importante in Italia e magari, non so, girare per presepio a Natale e vedere delle mostre caratterizzate, non dico interamente da presepio di carta, ma con dei soggetti di carta rispetto ad oggi che sono più, diciamo, presepi tridimensionali, aperti, diorami, però diciamo non di carta. Se vuoi facciamo rispondere Antonio Pigozzi, che di presepi di carta
Dunque, non so se c'è ancora Antonio. Ah, io ho fatto la domanda perché è proprio Antonio il prossimo Natale organizzerà a Montefiorino una mostra solo di presepi di carta. Ah. E verrà portato il suo presepio, quello che abbiamo visto alla fine, che adesso è stato stampato, originale, quello dipinto, e in più lui sta realizzando la stessa scena a diorama, in modo che ci sia il presepio dipinto, la stessa scena a diorama e il presepio stampato da poter costruire, no? Da poter diffondere in casa. Da comporre da parte di uno. Secondo me sì, ultimamente si sta capendo, perché una volta si associava il presepio di carta al presepio dell'asilo, dei bambini e basta, no? Che è molto elementare, molto basilare, mentre invece abbiamo visto quanto è vario, quanto è bello, quanto è differente. Difficile dire questo è più bello dell'altro, perché sono tutti belli nella loro, come dire, nella loro caratteristica, no? Perché anche quelli moderni sono particolari. Per Luigi. Sì. Sono Antonella. Ciao Antonella. Allora, Antonella Parlani ha realizzato probabilmente, anzi in Italia sicuramente, due mostre. Eccola, può dire qualcosa a Corciano nel 2007-2008, se non ricordo male. Tra le più importanti. Di carta ne ho fatte tre. Ecco, se vuoi dire qualcosa di quelle mostre fatte con pezzi veramente incredibili, cioè sono arrivati i più grandi collezionisti dai musei, abbiamo avuto Londonio, abbiamo avuto quello del FAI, abbiamo Scarzana. C'era quello di Rio, tutti i presepi di Augsburg che aveva portato Peter Riolini. Le incisioni del Londonio che venivano dal castello sforzesco, dalla collezione. Anche quelli dipinti del Londonio che arrivavano da Lodi, dal convento di San Francesco, da Macerata, no? Da dove? Da, non ricordo più. Dalla collezione Ferretti. Delle Marche, no? Delle Marche. Sì, anche lì parliamo per esempio del 700 dipinti. È stata poi fatta moltissimi da Bressanone, dalla collezione del Museo di Cesare. Questo non l'ho detto, a Bressanone, questa è una cosa particolare. Nel Museo Diocesano c'è la parte, diciamo, permanente, che sono tre o quattro sale di presepi, quindi in legno e carta dipinta, eccetera, ma è conservato in archivio, nel deposito di una torre, un corpus composto da 940 presepi di carta, sia stampati che dipinti, che sono frutto di una donazione che, se non ricordo male, il professor Engelhardt, qualcosa del genere, il monaco di Baviera, negli anni 90, alla morte, aveva lasciato. E ciclicamente li mostrano, non tutti insieme. Quando eravamo stati con Antonella, la direttrice, la conservatrice del museo, ci aveva mostrato una lettera particolare in cui lui non conosceva i presepi di carta negli anni della guerra, negli anni 40, ed era un medico arruolato nei tedeschi. Era stato ferito, o forse aveva preso una malattia, comunque era in ospedale. E la moglie, a un certo punto, per fargli passare il tempo, gli aveva portato dei fogli da presepio nell'ospedale, no? Da tagliare con le forbici. E in questa lettera lui scrive: nel momento che ho ricevuto i fogli da presepio, per me è finita la guerra. È bellissima come... In quel momento per me la guerra è finita, ecco, è passata. Beh, noi ne abbiamo visti tantissimi di questi presepi, quasi tutti. Sì, è vero. Quasi tutti. Beh, io come incisore amo la carta, quindi per me l'amore per il presepio di carta è stato naturale. Ma io, per rispondere al ragazzo, ho fatto un'intera mostra con i miei presepi di carta alla Reggia di Caserta, sì. Nella biblioteca
degli appartamenti reali proprio prima del grande presepio che appartiene ai Borboni. Complimenti. Vorrei anche dire che in effetti sta prendendo piede sempre di più anche in Italia, perché anche chi ha seguito le serate delle mostre delle nostre sedi avrà notato come in moltissime delle mostre o c'era una vetrina dedicata ai presepi di carta, o c'era un grande presepio di carta allestito all'ingresso della mostra o nella mostra anche a nove trate, appunto ricordiamo così Flaviano, lo salutiamo, c'era un presepio di a sagome dipinte, e ce ne sono, e sta prendendo sempre più piede. Ci sono stati. Ti ricordi da Angelo Congedo, prima di entrare nella chiesa, esatto, aveva realizzato un presepio a sagome. Il quale dal Salento, l'usole, l'umare, l'uientu ti saluta, ti ringrazia tantissimo, sempre molto professionale. Volevo chiedere una cosa, anche l'anno scorso c'è collegata con noi Eugenia. Eugenia, puoi aprire il microfono? Eugenia Bolli. Due anni fa a Lucerna, vicino a Lucerna, c'è stata una mostra bellissima di presepi di carta realizzati dalla loro associazione. No, era l'eredità di un pastore, di un prete che ha dato questi presepi al museo. È questo. Bellissime. È fatto dal museo da Altdorf a Uri. Che è vicino a Lucerna. Sì. È un bellissimo, sì. Una bellissima esposizione, l'abbiamo vista. Vorrei anche citare un altro fatto che non abbiamo parlato, ma il presepio, abbiamo parlato del presepio di carta, ma il presepio di carta comprende anche il presepio pasquale di carta, perché vengono realizzate anche le scene della Passione. Questo è un presepio bellissimo, molto grande, che è a Gedsen, una cittadina a pochi passi da Innsbruck. Vi faccio vedere anche qualche particolare. C'è anche a Steinach. C'è a Steinach, ce ne sono diversi. Come c'è la tradizione, poi sempre nell'ambito delle cose dipinte, di un'altra cosa che si fa in Austria e Germania, ma di cui parleremo magari subito prima di Pasqua, perché è sempre legata alla Passione, alla Quaresima. Alberto, dimmi. Visto che c'è ancora tanta gente collegata e poi così chiudiamo, se vuoi lancio quel video che è stato fatto da Fernando, che è collegato ma lui non ha né microfono né telecamera, quindi non può interagire con noi, può solo ascoltare. È stato fatto da questo, sempre della Repubblica Ceca, e noi abbiamo fatto le fotografie, l'abbiamo riprodotto solo per un nostro uso e per farvi capire la potenza di trasmissione che può avere la carta. È stato illustrato da un signore, un certo Ludek Pokorny, che è morto da 15 anni, nell'arco di 30 anni, sono circa 300 figure, e è stato composto, e poi hanno fatto questo video. Cerco di andare a prenderlo, scusate un secondo. Thank you.
bellissimo. Prima di chiudere, c'era ancora qualcosa rimasta in sospeso. Allora, intanto Enrico Genovesi, che è diventato direttore del Museo del Presepio di Greccio, avrebbe intenzione di fare di dedicare una parte del museo anche ai presepi di carta, quindi chiede la consulenza mia e tua, e penso che saremo tutti e due ben felici, perché felici. Tra l'altro, se mai dovessimo riuscire a organizzare il convegno a Grecia e Rieti, è prevista anche un'esposizione appunto di presepi di carta. Poi, se c'è ancora Antonio, una domanda direttamente per lui. Dove si potrà ordinare, o se si può già ordinare, il tuo presepio di carta, Antonio? Sì, stiamo mettendo a punto adesso il discorso della spedizione, e a breve sul nostro sito della mostra del presepio di Gazzano ci saranno tutte le indicazioni per poterlo ordinare, anche per poter essere spedito. Perfetto. Sì. Volevo aggiungere una cosa: purtroppo ho avuto dei problemi di collegamento perché qui sta nevicando copiosamente, no. e quindi non ho sentito quando Pierluigi ha parlato del presepio che io e Silvio abbiamo realizzato. Ci tenevo molto a ringraziare Pierluigi e Fernando Mattaboni, perché sono stati quelli che ci hanno sostenuto e aiutato in questo nostro lavoro. Ecco, volevo dire questo. Grazie ancora. Grazie. Volevo chiedere una cosa, visto che ci è collegato ancora, anch'io faccio una domanda a Monica Della Rue. Monica, riesci ad aprire il microfono? Ora sì. Ora, se anche in Argentina c'è una tradizione sui presepi di carta. Sei molto desvalorizzato, perché era una cosa infantile. Sì. E le riviste infantili, Fisiken. El libro que ustedes tienen es colección Peuser, de colección Peuser, que eran, por la Guerra Civil Española, emigraron muchos editores a Argentina, y ellos fueron los que hicieron ese libro y la costumbre de hacer libros del pesebre para niños, para infantes. Ho capito. Non mi sale hablar ni italiano ni inglese. No, non sto in Buenos Aires, sto a 800 km da Buenos Aires. Ah, ho capito. Però, bueno, tutto lo che è pesebre in papel sta desvalorizzato. Non les gusta. Non c'è una grande tradizione, quindi. No, non solo non tiene tradizione. Sì. Sino che non se lo considera importante. Sì, sì. È quello che è successo da noi negli anni 60-70, che non era considerato di valore, perché non era il presepio. Era era infantile, era per i bambini. Mercedes, certo. Ustedes conocen a Mercedes, sì. González Echeverría, sì. Non le gusta nada. E a te Monica? Sì, ma perché mi piace la carta. Ottimo. Volevo fare la stessa domanda a Celso Rosa del Brasile, se riesci ad aprire il microfono. Ciao Celso. Ciao. La tradizione da voi nel Brasile, San Paolo e nella zona dove vivi? No. I'm going to talk in English, okay? Yeah, okay. Well, there is no tradition in Brazil. The few paper nativities that we have here, we received from abroad, from Europe, usually from Europe. So we don't have a tradition in Brazil for this kind of nativity, okay? Yeah. I start my collection because with the internet, it's very easy now
to buy some of the in the auctions site, you know, it's more easy to buy the presepio di carta. Okay. Sì, dice che non c'è una grande tradizione in Brasile del presepio di carta, ma è più una tradizione che arriva dall'Europa e lui ha iniziato ad acquisire grazie un po' a internet e a certi canali proprio di specifici su queste tipologie di presepi. Vabbè, del resto se consideriamo che molti ancora considerano il presepio, sì, non il presepio di carta, ma il presepio in generale, una cosa da bambini, figuriamoci quello di carta. Figuriamoci. Certo. Molti considerano. Posso rubarvi un minuto solo? Sì. Volevo farvi vedere se si riesce a vedere il mio tipo di carta di presepe. Abbiamo capito, sì, sì. Eccezionale. Bellissimo. Bellissimo. Sì. Abbiamo capito il tipo di questo è perfetto, bellissimo. Luigi, non l'abbiamo visto, poi ripeti. Fammi rivedere che adesso ti vediamo in grande. Mamma mia, bellissimo. Caspita, complimenti. Splendido. Bellissimo. Questo è un tipo, poi vabbè, in un unico libro, cioè no, sì. Poi ho creato tante sagome diverse, insomma, però magari vi mando una foto. Magari. Luigi, tu ce l'hai, Luigi. E come? Luigi. Sì. Tu ce l'hai un mio presepio di carta fatto sì. Nel libro. Sì, sì. Sì, anche noi ce l'abbiamo. I miei presepi di carta sono quasi tutti fatti all'interno di libri o lavorati piegando i libri e utilizzando le mie incisioni. Dire dei piccoli, si fece diverse per parecchi anni, pubblicò il presepio di carta, sì, tra gli anni 50 e anni 60, infatti ce n'ho qualcuno originale di quando lo compravo all'epoca, ma diverse riviste lo hanno pubblicato. Cioè Varella... La carta plastificata può essere un buon materiale per combattere il problema dell'usura? Per no, le figure? No, no, perché rovini l'immagine, diventa lucida. Magari lo conservi pure, ma non vale la pena conservarlo a quel punto. La cosa più buona è monitorarli ogni tanto. Io quelli che ho, una volta all'anno, mi faccio prendere un po' d'aria e basta. E non tenerli in un ambiente umido, quello sì, un ambiente che prendono... È un presepio pubblicato dal Corriere dei Piccoli. Anni 70. 69, questo è del 20 dicembre 69. Ma per parecchi anni lo pubblicarono. Questa è una ristampa poi perché c'era un presepio. Corriere dei Piccoli ha fatto anche un presepio di carta ispirandosi alle figure dei pittori rinascimentali del Cinquecento. Sì. Fatto quello. E l'ha riprodotto in due differenti edizioni, nel 66 e poi nel 70 qualcosa. Ha rifatto una volta, fece un presepio fatto a retablo, tipo retablo Peruviani. Sì. Luigi, c'è anche un'altra domanda per te, chiedevano dove si può trovare il tuo libro, per acquistare il tuo libro. Allora, il mio libro è quasi esaurito ormai, perché io ho ancora poche copie, penso un 30 copie, che quindi alcune, quando si potrà, per il momento sono bloccate. Quando si potrà spedire qualcosa a Roma e alla sede centrale, che loro hanno fatto questo grande lavoro di... come dire, di raccogliere in un solo punto, perché io effettivamente ho difficoltà a andare in posta durante gli orari di lavoro, eccetera. Allora poi tra qualche mese mi auguro che si possa ricominciare. Comunque sono rimaste poche copie, ne abbiamo preparate, ne abbiamo stampate 1100 e adesso più o meno ne avrò ancora massimo 50. Però alcune le tengo proprio perché poi succede che non ne ho più. C'era anche Claudio collegato, non so se c'è ancora, ricordiamo che anche Claudio Mattei è stato, anzi è stato un precursore qua dei presepi di carta, ne dipinse uno per la nostra associazione che uscì a puntate sulla rivista negli anni 80, credo,
80-90, e poi più recentemente ne ha dipinto un altro in costume bergamasco. Sì, è collegato. Sì, effettivamente sono anch'io un amante dei presepi di carta. E posso rispondere alla domanda che era stata fatta prima, che il presepio di carta, stranamente, non lascia indifferenti, sia in positivo che in negativo. Quando qualche anno fa abbiamo fatto a Ponte San Pietro una mostra di tutti i presepi di carta con la collezione di Pierluigi, i visitatori si erano schierati in due fazioni: chi non considerava il presepio di carta un presepio vero e proprio e chi invece ne era entusiasta. E devo dire che hanno prevalso comunque gli entusiasti, tant'è che ancora quest'anno qualcuno mi chiedeva se abbiamo intenzione di riproporre ancora un'esposizione di presepi di carta, perché veramente era piaciuta. E tra le tante esposizioni che abbiamo fatto con varie tipologie di presepi, è la prima volta che mi viene richiesto di fare il bis. È strana questa cosa. È capitato anche a noi, che ti dico, come dicevo prima, quando proviamo a proporre una mostra sul presepio di carta, che sempre arricciano il naso, storno la bocca, quando poi riusciamo a convincerli, regolarmente... Sì, è vero. Solo il comune di Roma, Piazza Navona, non siamo mai riusciti a una volta l'abbiamo fatto, alla fine siamo riusciti a farlo anche lì. No, è stato fatto, l'ho montato io il presepio di carta a Piazza Navona. L'ho fatto anche lì alla fine. Alla fine, l'ultimo anno mi pare. È stato montato tra le 12:30 e le 15:30 del 24 di dicembre. È stata una di quelle esperienze uniche, direi, straordinarie. Eravamo in due e ci venivano a chiedere se ce l'avessimo fatta in tempo, però per le tre era già tutto pronto. È stata un'esperienza indimenticabile. Era stato il comune che ci aveva fatto la richiesta e ci aveva dato l'ok la sera del 23. Abbiamo portato i presepi anche in America. Aspettate che se ci riesco. Anche quest'anno, se pensate a Padova, c'è ricollegato anche Nicolò, può dirlo lui, il gruppo Cammino d'Oriente, insieme a delle scene, diorami e scenografie grandi che fanno loro, quelle bellissime scene, avevano portato delle silhouette di tratte dalla Adorazione dei Pastori e Magi di Giotto, della Cappella di Scroveni. Sì, questo che ha montato. Questo è quello che poi è stato fatto per la mostra in America e poi rimontato a Piazza finalmente siamo riusciti a convincerli. Piazza di Spagna. 3 metri, sì. È largo 3 metri, un po' che scena. No, alla fine sì, ci sono i no cart, però poi c'è gli altri, dai. Il fatto di Rieti, per l'America. Alberto, c'è Barbara che ha alzato la mano. Dai. Sì, scusate, volevo solo dire una cosa riguardo alla conservazione dei presepi di carta. Diciamo che noi usiamo una policy che abbiamo condiviso con la Bertarelli di Milano, cioè praticamente ci sono delle carte apposite che all'interno delle quali le abbiamo piegate in modo di cartellette per poter riporre i fogli anche uno a uno a stampa dei presepi di carta. Ci devono essere delle accortezze, sicuramente quella di fargli prendere aria una volta ogni tanto è molto importante, ma anche proprio quando li riponi nel cassetto, nelle cassettiere apposite, quelle lunghe, strette, con i cassetti bassi, diciamo, in modo che non siano tante una sopra l'altra, è necessario comunque dividerle con dei fogli di carta che abbiano un pH particolare che eviti
che gli inchiostri o la carta si deteriorino, insomma. Quindi c'è tutta una, come dire, una letteratura che poi viene adottata in ambito museale, delle procedure che vengono adottate in ambito museale per la conservazione specifica delle stampe, della carta e per similitudine anche per i presepi di carta, insomma. Sì, sì, carta a bassa acidità. Esatto, esatto. Ti ringrazio Pierluigi, ciao Pierluigi, ciao, 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 ciao Nicolò, ciao. Grazie. Ti ringrazio Pierluigi per la grazie. Serata, grazie per aver nominato la mostra di Padova, effettivamente anche noi abbiamo avuto questa idea e ne parleremo poi venerdì sera della settimana prossima quando parleremo un po' di questa appunto tipo di mostra, però effettivamente sì, in questa occasione le sagome sono state realizzate in forex. Per cui dalle immagini, dalle foto originali, degli affreschi della Cappella degli Scrovegni sono state riprodotte le sagome e effettivamente hanno avuto successo, sì, è vero. No, io l'ho visto, erano bellissime. Sì, sì, sì. Lì poi diciamo siamo stati molto fortunati perché abbiamo avuto la collaborazione con il Comune che ci ha messo a disposizione la tecnica grafica proprio che ha scontornato tutte quante le immagini, per cui c'è stato un gran lavoro iniziale di scontorno e poi effettivamente una ditta che ha lavorato molto bene con colori ottimali, che ha saputo stampare in maniera perfetta, diciamo, perché infatti anche lì se si sbaglia un po' la tinta, se si sbaglia la gradazione cromatica, un po' si falsa quello che si vede, insomma. Invece siamo stati fortunati, insomma, ci siamo appoggiati proprio alla ditta che utilizza il Comune per le parti grafiche, per i manifesti, per i cartelloni, per cui è stato bello anche questo, veramente. Ancora grazie, Pier. Ne parliamo venerdì. Sì, 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 sì. Venerdì prossimo. Pierluigi, siamo ancora più di 100 persone collegate. Dopo... diciamo che è ora di andare a nanna. Diciamo che è stata una serata che ci ha reso un pochino di svago rispetto a tutti i pensieri che abbiamo in queste ultime ore, tra Covid, che adesso non esiste più perché è rischio la guerra, ecco, quindi sicuramente è servita quantomeno a, come dire, farci uscire un attimo da una situazione pesante. Pierluigi? Sì, chi sei? Posso dirti? Sì, Gabriella da Pergine. Ciao Gabriella. Grazie, lo sai che sono appassionata anch'io di cose di carta, qualsiasi cosa. Ecco, è stato bellissimo stasera, grazie a tutti perché è stato interessante. Ecco, secondo me la cosa bella è che eravamo in tanti e ci siamo divertiti insieme. Sì, ecco, hai ragione anche che abbiamo un po' dimenticato le cose brutte che ci sono in giro, purtroppo. Ecco, e comunque qualche anno fa avevamo fatto anche noi nella nostra mostra, perché tutti gli anni facciamo la parte dei presepi e la parte di qualche argomento specifico. E ci aveva prestato diversi presepi anche il signor Saccardo che era collegato prima, ecco, e qualcuno dei nostri soci. Non erano presepi antichissimi, però hanno avuto molto successo anche da noi, addirittura insomma qualcuno anche commosso, e anche qualche anno fa l'ultima mostra con le cartoline, che anche è un altro settore, anche quello è stato apprezzato, ecco. Gabriella, come vi ho detto prima per la Repubblica Ceca, così secondo me non è indispensabile, anzi io non sono tanto per ristampare modelli vecchi, ma piuttosto abbiamo avuto l'esempio prima di Claudio Mattei, che ha fatto due presepi dipinti, quello degli anni 80, penso anni 90, non ricordo più, per l'associazione, quello che ha fatto in occasione del convegno del congresso di Bergamo nel 2016. Preso. Quindi abbiamo l'esempio del nostro presidente, abbiamo l'esempio adesso, certo, di Antonio, quindi se ci fossero delle persone, se trovate
nella vostra zona delle persone che sanno illustrare, che hanno questa creatività, no? Allora basta farlo, no? Come facciamo noi con, abbiamo questi due pittori che si chiama Maurizio e Dario, e si cerca, però se si riesce ad allargare poi si trova il modo, perché poi la stampa non è costosa. Il bello della stampa, quello è il problema di Antonio del fare il diorama copiato dal presepio dipinto, non è farlo, è poi che nel presepio devi metterci 50 figure, quindi vere, è vere nel senso tridimensionali, no? È tutto tondo, e quindi diventa un problema di reperibilità, di costi, eccetera. E la carta ha il vantaggio che... È su parecchi livelli, no? Quindi abbiamo visto quelli artistici, quelli di grande livello, fino al presepiettino fatto in modo semplice con due fogli che comunque ti permette di fare un presepio da 40 centimetri, che può tenerlo in casa. Alberto nel video ha mostrato come lo si piega, va in un cassetto ed è finita lì. Insomma, tante possibilità a grafica, ma anche a ingegneria. Struttura, architettura. Sì, quello lì meccanico era meraviglioso, una cosa. Quello di Jaroslav. Ma se andate in quei posti a Natale, il problema è che là è freddo, e quindi andare a Natale rischi il ghiaccio, la neve, però entri nelle case e ti offrono la fetta di torta e poi la grappa. Gloria. Mi ricordo quella volta del convegno di Innsbruck, abbiamo fatto tutti i giorni così. Sì, ma è così. Vai proprio a vedere e ti offro. Cioè, secondo me ci possono essere tanti bei progetti, non è necessario. Se tante idee dall'Antonella ad Alberto, a Claudio Mattei, a me, a quell'altro, si mettono insieme, si possono fare delle cose belle. Se allarghi il discorso alla carta in generale, appunto cominci dai santini alle letterine di Natale. Io mi sono limitato alla carta tridimensionale, cioè quella che diventa in 3D, perché se andiamo sulle letterine, allora diventa un mondo del collezionismo, ecco, più legato al... Io invece ho voluto puntare non tanto sull'idea, perché tu nasci collezionista, vai nei mercatini, vai a cercare da qualche rigattiere, adesso è difficile trovarli, però parti da lì, però è bello farli. La cosa bella è proprio mettersi a costruirli. Sì. Anche le letterine, insomma, noi abbiamo anche una bella collezione di letterine d'epoca di Natale, e ci sono quelle come... Lo ricordo. Lo stesso per i calendari dell'Avvento, che sono in fondo di piccoli presepi, cioè diventano queste di questo tipo, dei piccoli presepi di carta, anche appunto le letterine, i bigliettini o i calendari dell'Avvento. Sì, ne abbiamo tanti che si aprono. Dal Portogallo, Pierluigi, è una magnifica serata perché hai fatto tornare all'infanzia, ama il presepio di carta, anche se dice quando il Natale veramente si era visto come una festa religiosa, veramente, e purtroppo dice una tradizione che si è un po' perduta, per cui l'ha ritrovata questa sera, quindi molto contento, molto grato. Grazie. Francesco, ciao, ancora con noi, ciao. Hola, Francesco. In Spagna i presepi di carta, il papello. No, hay un amigo, José Fructuoso, che tiene una muy buena colección de belenes de papel, belén recortable. Yo también tengo algunos en mi pequeña, muy pequeña colección, pero sí, a mí además me gusta mucho. En concreto, el que habéis puesto de Argentina, yo también lo tengo en mi colección. Sí, c'è in due versioni, nella versione piccola e nel libro grande. Libro grande. Ok. Libro grande. El otro, el que habéis puesto de Nacimiento de Jesús, que sí, ese también lo tengo. Tengo en inglés y en holandés. Tengo dos. Bello. Pero un compañero de la asociación, José Fructuoso,
tiene mucho, tiene una muy buena colección también. Ma di dove è questo José? José Fruttuoso. No, ma di dove abita? Ah, in Murcia. A Murcia. 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 Sì. È compagno della associazione. L'associazione Belenita. Sì, sì, sì. Bene. Bene, credo che. Signori, io vi lascio che sono cotto. Ciao, Berlino. Thank you.